Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why she's gone away, and I don't know where she can be, my baby. But I'm gonna find her. Pescari e Elia Gaudino sono i registi di questa fiction Terapia d'urgenza che partirà il 29 agosto su Rai 2. Una produzione importante, sono 18 puntate da 100 minuti l'una. Qual è la scommessa che vi siete proposti di vincere con questa produzione così importante? La prima è riuscire a fare nei tempi stretti che avevamo a disposizione una serie di episodi strutturati, girati, montati, concepiti, l'ho detto tutto al contrario, con una assoluta e totale professionalità e serietà produttiva e creativa. Questa è la prima biechissima mira o il primo bersaglio. Il secondo è riuscire a fare un lavoro diviso in tre registi diversi che avesse coerenza e continuità nonostante il lungo percorso di 9 mesi con 15 attori e 18 ore di riprese, anzi 18, 24 ore. Gli altri le faccio dire a loro. Lucio è... Non ho capito, io mi sono perso la parte che... Lui è il regista più intelligente. In realtà questa non è un'intervista, ma è uno sketch di cabaret. No, essendo lui, cioè, io quando lui parla, io in magazzino, la volta successiva poi parlo nello stesso modo, però la gente poi non mi capisce, per cui voglio dire, c'è qualcosa che non funziona. Lui ha sintetizzato quello che noi due, vero? Pensavamo in due. Bene, allora, visto che siete in tre, vi vedo abbastanza affiatati. Quali sono state le difficoltà di stare su un set con un cast corposo di attori, mettere tutti d'accordo e con tre teste, tre tipi di regia diversa? Ah, io? Sì. Ma la difficoltà è stata soprattutto nel, come diceva poi anche uno dei nostri attori, rapportarsi chiaramente a 17-10 teste diverse con un tuo modo di rapportare il tuo dire a queste persone, chiaramente non è stato semplice. Come per loro non è stato semplice poi passare da una puntata all'altra con tre persone che sono comunque diverse tra di loro. Però devo dire appunto, la cosa bella è quella che tra virgolette l'umana gente è venuta fuori, cioè si è avuto un rapporto bello in questo senso qua, per cui anche delle divergenze di vedute e di discorsi proprio artistici sui personaggi, su come dire una battuta piuttosto che come muoversi all'interno della messa in scena, della scena, è stato anche un fatto per noi tutti, almeno per me, stimolante trovare la difficoltà nel trovarsi d'accordo nelle cose, per cui questa è stata un'esperienza. Non è che il regista o noi registi siamo stati i dittatori, però è chiaro che eravamo i punti di riferimento sul set, e la cosa piacevole certe volte di trattare gli attori, che ne ho sposata una, per cui... Chi è più dittatore di voi tre? Ma io sicuramente no. Tu? Io non mi sento per nulla dittatore, no, assolutamente. Io sono molto aperto con gli attori, per cui... Allora, tutti buonissimi. No, buonissimi. Tutti abbastanza buoni. Tu calcola questo. E come vi siete divisi per quanto riguarda le puntate, proprio dal punto di vista matematico? Mette tutte prime, ho cercato tutte le migliori e poi non credo anche lui abbia fatto la stessa cosa. Però gli è capitato le puntate peggiori a lui. No, ci siamo divisi appunto lui che ha iniziato la seconda puntata, Lucio, io la terza, e siamo andati avanti così per multipli di tre. Poi è successo un fatto spiacevole fuori dal set, e per cui c'è stato un mischiare le carte, ma non era voluto e non è stato, però siamo andati qua sempre, questa era la regola, cioè lui ha aperto la serie e siamo andati per anzianità. Giampaolo, Lucio è il più giovane, io il terzo, il numero perfetto. La fiction si muove su due filoni, uno un po' più medico, scientifico, proprio dal punto di vista stretto del termine, l'altro un po' più sentimentale, affronta un po' i sentimenti e le storie tra i vari personaggi. Come avete miscelato questi due aspetti?
Gli aspetti erano miscelati nella scrittura in prima battuta, perché questo era l'assunto di fondo della serie, una storia ospedaliera che quindi raccoglie tragedie e allegrie del rapporto con la vita, la salute, la vita e la morte. Quindi questa era la scrittura. Poi chiaramente ognuno di noi ha dosato il livello di diciamo emozioni o di freddezza all'interno di questo duplice valore della duplice registro della serie, cioè dire scientifico mi sembra esagerato. Abbiamo avuto un approccio tecnico da protocollare alla medicina, scientifica forse no, però corretto. Mi riferivo un po' al linguaggio, un po' più. Sì, no, quello è un linguaggio senz'altro, appunto, è un linguaggio tecnico corretto. Avevamo uno splendido come si dice, consulente, Paola Brina, che è stata con noi praticamente sempre ogni volta che c'era un problema tecnico o da assumere, da affrontare o da risolvere, e per il resto le emozioni ognuno le ha raccontate come se le sentiva, credo. Poi vedendo tutto il materiale insieme mi sembrano molto coerenti. Una domanda un po' cattivella, un difetto della fiction che è, tutti i medici sono buoni, belli, bravi nella fiction. Garantirti che non è, ci abbiamo la cosa che è interessante proprio, credo, rispetto che è per la prima volta, questo dico per la RAI, perché la RAI poi è il committente, per cui colui che vuole invece avendo il pubblico, avendo abituato il pubblico a vedere tutti gli eroi eccetera eccetera, in questa serie ci sono i nostri medici che non sempre si comportano in modo così corretto tra virgolette, anche a livello umano, cioè è chiaro, sempre rapportato a quello che è il linguaggio che noi sono, esatto. Gli eroi, e quindi è difficile che siano la sporca dozzina, qualcuno che uccide, però non mi sembra che ci sia questo approccio per cui devono essere tutti. Sono tutti belli, questo sì, questo è vero, sono tutti un po' troppo belli, però è una richiesta così, diciamo, della comunicazione televisiva, che gli eroi non siano brutti. Sul fatto che siano tutti buoni non sono d'accordo, credo che sia una delle qualità di questa scrittura. Nella prima puntata che abbiamo appena visto c'era un medico non proprio bravo, a causa del quale è morto un paziente, però lui era comunque non un protagonista. I protagonisti erano veramente tutti bravi e ligi al dovere. Ripeto, secondo me credo che in una storia in cui ci sono 14 eroi racconti, e sono eroi, sono dei personaggi fondamentalmente positivi, ognuno con le sue screzzi, discrepanze, incoerenze e rotture, credo che ce l'abbiano tutti. Poi magari il primario è magnifico, poi nella storia si racconteranno anche delle cose in cui risulta non così cristallino. Bene, allora vi ringrazio, intanto RB Cassi mi fa i nostri complimenti e in bocca al lupo, in bocca al lupissimo per questa partenza. I can't find my baby, I don't know when, I don't know why. Why she's gone away and I don't know where she can be. My baby.